superato la notte, ma non è vero, è notte adesso. Ma che ne so che sta succedendo. Ma levate, coglione di merda. Dai. Dai, forza. Ho una chitarra, voi che cosa avete? Stupidi coglioni. Ecco fatto. A te ti sta bene che sei bruciato. Sarà morto il professore? Dentro non c'è nessuno, hanno preso Zer e se ne sono andati. Sì, ma con che voce me lo stai dicendo? Stai benissimo tu. La notte sta arrivando. Continua ad andarsene e venirsene la notte. Brecken, Zer è stato rapito, il suo camion è in fiamme. Merda! Vedi cosa succede a fare cazzate con Rain? Non avreste dovuto colpire quella scuola. Abbiamo avvistato un grosso gruppo di banditi di ritorno alla base di Race. Devono aver portato Lizer. Ma va? Vai là, trovalo e riportalo qui vivo. Capito? Se ce la facciamo, sì. Farò solamente un piccolo cambio, però. Lo facciamo come Van Crane. Come sempre. Van Crane è il nostro vestito preferito. Punto. Dunque, abbiamo o no una bella spada notturna? Direi che è arrivato il momento di usarla. Vediamola, tra l'altro. Si è accesa addirittura. La luce, però. E ovviamente a quest'ora arriva un lancio aereo, ma ti pare? Sbrigati, Crane. Dobbiamo salvarla. Sbrigati. L'eroe salvatore è arrivato. Tra l'altro, so che voi non lo notate, ma qui è apparsa l'icona della luna, il che vuol dire che questa spada è potenziata proprio perché è notte. Me la fa vedere di quanto, però, no? Ma... sti pipistrelli? Oh oh oh! Eccoci qua! La base è sigillata, le porte sono bloccate. Non penso di riuscire a entrare. Prova un altro ingresso allora, magari sul retro. Ma non correre rischi inutili. Vai tranquillo. Ti faranno a pezzi se ne avranno l'opportunità. Ho trovato un ingresso. Non è stato facile. Ma sto entrando. In realtà sì, avevo un rampino. Buona fortuna. Merda. Dai. Che succede? Ecco fatto. Dammi quel fucile. C'è qualcuno? Merda. Ecco fatto. Le guardie di Race fanno schifo a mirare, fatevelo dire. Però tutte le munizioni le prendo con piacere. Stai parlando con un soldato, bello. Inventario pieno. Ma lo voglio. Tutti quei fucili qua li vendiamo e facciamo un bel po' di soldi. Piove anche, pensa un po' che bello. Alla faccia della pioggia, questa è una tempesta vera e propria. Ma vai via. Voglio vedere se riesco. Volevo vedere se riuscivo ad ucciderlo spaccandogli il collo, ma ovviamente gli esseri umani ti vedono di notte se accendi la luce. Addio. Eccola qua l'entrata. Cambiamo e mettiamo il fucile perché sta pistola veramente fa veramente pena. Gli sgherri di Race hanno rapito Zer. Svuotato il suo camion e preso tutta la sua roba. E magari chissà anche come i mai di ricerca, se li aveva preparati. Parla Crane. Mi servirebbe davvero un po' del supporto del GRE. Spiacente, agente Crane. Qui è il Ministero della Difesa. Cazzo, ma che sta succedendo? Cos'è successo al GRE? La posizione del GRE è stata ridotta. Comandiamo noi ora. E Arran è stata dichiarata un bersaglio prioritario. Da far bombardare? Aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti, forse migliaia. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Minchia. Sì, d'accordo, ma ascolti. Ascolti, qui c'è uno scienziato di nome Zer che sta lavorando a una cura. Gli manca poco.
Ho visto i risultati, si è bombardata la città! Ricevuto. Le possibilità che uno scienziato in una città in rovina ottenga risultati utili sono pressoché nulle. Ma... a 48 ore. Sì, come no? 48 ore, ti piacerebbe. Merda, non si apre. Ma va? Forse usando la forza. È già un miracolo che sia aperto così. Dobbiamo salire o scendere? Ecco fatto. Ecco fatto. L'ho detto prima io, Crane. E vediamo se riusciamo a fare un bello spezzacollo. Vedi? Vedi? Senza luce è ancora possibile. Ecco fatto. Non siamo stati noi. Non so come abbiano resistito a così tanti colpi, però... toglierei tutti i punti che ho dato a questo e aumentiamo quelli delle armi da fuoco. Tanto l'arco per il momento. E dove sei, vecchio mio? Crackete! Brecken, non ho trovato Zera all'interno. Il palazzo sembra vuoto. C'è un livello sotterraneo, forse è là sotto. Andiamo a controllare allora. Però c'è una cassa difficile. Arma blu, vabbè. Allora, siete qua sotto? Silenzio. Certo che sono qua sotto. Che domanda. Va bene, volete giocare ai soldatini? Non so come tu sia sopravvissuto visto che ti ho sparato in testa, però. Vieni fuori. Ecco qua. Ogni tanto un bel colpo ben assestato fa sempre il suo lavoro. Ecco fatto. Dai, vieni fuori. Meno male che mi danno le munizioni per la carabina questi. È diventato Call of Duty per qualche arcano motivo il gioco. Vai, ne arrivano altri. È tutto quello che sai fare? Ah, detto da quello che si sta nascondendo, mi pare quasi un complimento. E con questo siamo arrivati. Chi è? Chi va là? Si calma. Sono io, sono io. Crane, grazie al cielo. Ascolti, è importante. La mia vita è in pericolo. Questo è chiaro. Ma la mia ricerca non deve morire con me. Se la caverà, dottore, ma ora devo tirarla fuori di qui, quindi abbassi la voce, per favore. Secondo me ci muore tra poco. Sì. Va bene. Ma capisce? La mia ricerca deve arrivare al dottor Campbell. Ecco perché ho dato i pacchetti a Jade. So che aveva detto che li avrebbe consegnati lei, ma Jade era lì e il tempo stringeva. Ha fatto benissimo. Dottore. È così? Basta un po' di falsa speranza per far parlare il buon dottore. Trovami Scorpion a tutti i costi. Con piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. Mai. E io non parlerò mai. Non avrete niente. E adesso la coltella. Non parli, dottore. Voglio impedire che lei scappi. Zacchete! Maldito bastardo, è solo un vecchio! Soccorrete il dottore. E portate Crane nell'arena. Aia, che male! Ho trovato Zera. Volevo riportarlo da Brecken, ma Raisa e i suoi uomini ci hanno teso un agguato. So cosa ne sarà di me o del dottore. Di te verrai portato nell'arena. Zera, non mi ricordo. Tiratelo su. E ovviamente tutto il mio equipaggiamento. Cazzo. Dottore. Sei arrivato tra noi come una serpe nell'erba, Crane. In una città di bugie, tu sei la più grande di tutti. No. Che stai parlando? Rispondi, figlio di puttana! Sì, perdi il controllo. Del resto è quello che riesce meglio a voi americani. Sei io! Hm.
Niente male. Rimuovete i cadaveri. Lasciate Crane. Sì, signore. Non vuole che prendiamo nulla dai cadaveri, eh? Già, già, già. Aspetta. Dammi un secondo. Non hai più i tuoi averi con te. Cercali nel tuo nascondiglio. Grazie. Dammi quel tubo, che è l'unica cosa che abbiamo. Per il momento ci dovremmo accontentare. Coltello da lancio fai da te. Ok, belli. Andate lì. Kaboom. Beh, dai, già qualcosa. Ma vaffanculo. Ma levati. Il tubo, ste cazzate qui non fanno nulla di danno. Ecco qua. L'unica cosa che posso fare è dropkickare sta gente fino alla morte. No. Certo che col tubo non sopravviveremo mai. Forza, belli, qui. Io cerco di sopravvivere al meglio possibile qui. Vediamo come finisce. Ecco fatto. È una garza questa? Perfetto, così mi posso curare. Molti sapranno delle tue imprese. Peccato che sarai già un cadavere. Ti piacerebbe. Una volta che provi a controllare il tuo destino, Crane. Temo che sia troppo tardi. Niente male per un condannato a morte. Sì, ti piacerebbe. Tanto esco da qua e ti faccio un culo così appena esco, vedi? Raccogli il macete. Oh, ma che bel regalo, signore. Com'è buono lei. È anche un macete di merda. È un macete fatto con gli scarti. È un regalo quello, eh. E ovviamente quello che è dentro non mi sembra molto felice. Merda. Non è qui che dovevo entrare. Ok, calmi tutti. Minchia. Ma la smetti di muoverti. Ecco qua. Ascia da pompiere e piccone. Dai. Kabummete. Chi è lo stronzo adesso? Ecco, io sono lo stronzo che ho una crisi d'astinenza. Hai fatto davvero divertire i miei uomini. Peccato che sarà la tua unica esibizione. Servirà soltanto a ritardare l'inevitabile. Ma fanne buon uso. E non dire che non ti ho mai dato niente, Crane. Che cosa mi regali? Ah, un kit medico, beh. Grazie. In realtà ce l'avevo già. Le tue capacità non mi sorprendono più, Crane. Il GRE seleziona bene i suoi. Oh, qualcuno ci ha sgamato. Cazzo. Abbassate la piattaforma. Il vestito di Van Crane è stato fin troppo utile comunque. Veramente. Getta l'arma. Sì, ti piacerebbe. Comunque, tieni.
Il caos, Crane. Il caos è l'unico vero ordine delle cose. È pura follia fare finta che non sia così. Permettimi di dimostrartelo. Basam, mi senti? Forte e chiaro. Pubblica il file. Subito, signore. Ed ecco fatto. Inviato. Hai appena condannato migliaia di innocenti! Ecco cosa cazzo ti porterà il tuo caos! Non sai cosa c'era in quel file, vero Crane? Questo conferma la mia teoria. Il GRE vuole usare il virus come arma, non curarlo. Per loro conta solo il profitto, non le vite umane. E seguendo le loro regole e leggi, sei diventato la loro scimmietta maestrata. Sei patetico. Non ha tutti i torti, comunque. Ammazzatelo. E zacchete. E addio la manina di Race. Dottore, forza, andiamocene da qui. Dove cazzo è uscito quel coltello? Salva queste persone. Non meritano tutto questo. Da dove è uscito quel coltello, scusami? Cosa aspettate voi, imbecilli? Sparategli! Mi spiace, dottore. Potevi prenderla la carabina che era lì, però, eh. Ora ti fu. Ha detto ora ti fotto, ora ti fu. Ora. Boh, non lo so che cazzo hanno detto. Sali! Ma porca. Bravo! Bloccati pure in mezzo al cazzo. Porca troia, che cazzo mi hanno lanciato? Un lanciamissili. Certo però facile per loro avere un lanciamissili, io mica ce l'ho. Merda, ci è mancato poco. Sì. Io non so da dove ci stanno sparando, visto che io non vedo nessuno, però. Ovviamente qua è tutta questione di muoversi il più velocemente possibile. Accidenti. Muoviti però, Crane. Ok. Se proprio volete qualcosa, andate a prendervi petardi voi. Guarda un po', due ceste. Magari troviamo qualcosa di buono. No, direi proprio di no. Ho trovato una via d'uscita dall'arena. E ora devo riportare il culo da Brecken. Ma Zer è morto. L'unica nota positiva è che ha detto di aver dato i pacchetti di ricerca a Jade prima che Raiss lo rapisse. Potrebbe esserci ancora speranza per la cura. Speriamo. Di nuovo, no? Intanto. Esatto, è meglio continuare a fuggire. Dai, muoviti, Crane. Capisco l'astinenza e tutto il resto, però. Non è il momento. Però non posso correre. Ecco perché non posso correre. Perché ho un'altra crisi. La cosa bella è che ti prendono proprio in giro. Corri! Sì. Sto andando più veloce di una tartaruga sopra una lumaca. Dobbiamo solamente sperare che nel mentre non incontriamo nessuno. Di nuovo, no? No! Zer è morto. Grazie. Grazie di avermelo ricordato. Che è successo? Perché sono qui? Dove mi trovo?
Ho dovuto nasconderti al molo. Metà degli uomini di Raist cerca. Non so cosa tu abbia fatto, ma sono sul piede di guerra. Devo parlare con Jade. Zer le ha dato le ricerche. Le ha portate a Camden. Non ci ha provato. Camden ha detto via radio che gli sgarri di Raissa l'hanno trovato. Così ha tirato dei mordicarne nel laboratorio e poi si è barricato. Ora è in trappola. Poi che abbiamo novità. Perso il contatto. Non lo sentiamo da allora. Vado a cercarla. Come voleva entrare? Quella parte della città è bloccata. Spogne? C'è un gruppo. I salvatori fanno entrare gente clandestinamente. Hanno un ritrovo al bar di Nico nel calderone, vicino all'autostrada. Il contatto si chiama Chen. Hai abbastanza runner per i rifornimenti aerei? Non vediamo lanci da 36 ore. E non ce ne saranno altri. Il tempo stringe, Crane. Merda. Va bene. Non so se riuscirò, ma farò di tutto, puoi contarci. Sai, molti al posto tuo si sarebbero già dati per vinti. Hai tutto il mio rispetto. Buona fortuna. Beh, vedremo come andrà. Ecco il tuo equipaggiamento, prendi. Con i saluti di Karim. Oh. Ma dai. Ringrazialo da parte mia. Ma perché Karim ci ha aiutati? Perché ci ha dato l'equipaggiamento? La modalità esplosiva e il caricatore capiente la rende un'arma essenziale e affidabile. Va bene? Facciamola allora. Vediamo com'è. E tu sei il mio bersaglio. Ah, ma è veloce. Beh, ti dico che sì. È proprio una buona arma questa. Mentre con il mitra posso farci qualcosa? In realtà sì, so già che posso fare qualcosa con il mitra. Quando l'approccio silenzioso non è un'opzione, attacca i nemici con questo mitra speciale. Però non vedo l'ora di creare questa io. Arriverà un momento in cui la creeremo.